L'esperienza amministrativa di Paolo Foti a un passo dal capolinea. Il colpo di scena arriva al termine del Consiglio Comunale di ieri, quando in occasione del voto sugli equilibri di bilancio il provvedimento viene respinto. La partita finisce 15-15. Ancora una volta dunque il sindaco si ritrova senza maggioranza. A far naufragare le speranze del primo cittadino, alcuni dissidenti PD che hanno votato no, mandando in frantumi tutto il lavoro di mediazione che aveva preceduto la seduta e nel quale si erano impegnati in prima persona l'ex senatore De Luca e la responsabile nazionale enti locali Valentina Paris. A questo punto ci sono 20 giorni di tempo entro i quali gli assestamenti dovranno tornare in aula ed essere approvati, altrimenti l'ente sarà commissariato e si andrà ad elezioni anticipate. Preso dallo sconforto, a caldo il sindaco ha confidato ai suoi di essere intenzionato a raccogliere le sue cose, a togliere il disturbo, proposito che al momento è rimasto tale. Su cosa accadrà ora prova a fare chiarezza il prefetto. Innanzitutto dobbiamo vedere la delibera del Consiglio Comunale. In linea di massima la norma prevede una diffida all'amministrazione a ottemperare nei termini che andremo a stabilire e di conseguenza i provvedimenti che si andranno a prendere. Quindi anche la nomina di un commissario ad acta in questa fase? Possiamo prevederla, possiamo pensarci, sì. Alla bocciatura degli equilibri di bilancio si è arrivati dopo una giornata convulsa e un consiglio comunale nel quale è andato in scena un tutti contro tutti, sia tra i banchi della maggioranza che dell'opposizione. A questo punto per il sindaco la priorità non è più allargare la sua maggioranza all'opposizione, il famoso patto dei 100 giorni con Preziosi, ma trovare i numeri per approvare il documento contabile, altrimenti tutti a casa.